Ciao a tutti gli attori, benvenuti sul mio canale, benvenuti in quello che spero sia il primo di una lunga serie di video. Per dare vita a questo nuovo canale ho deciso di iniziare con un book tag, in particolare il social media book tag, che consiste nell'associare un libro a ogni social media. Iniziamo subito. La prima domanda è: Twitter, il tuo racconto breve preferito? Per questa domanda io ho deciso di associare Uomini e topi di John Steinbeck, che è un libro che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. È un classico della letteratura americana, molto, molto breve ma denso di significato, e che io consiglio a chiunque, soprattutto a chi ancora non ha avuto modo di leggerlo. Poi, la seconda domanda è Facebook, un libro che ti hanno insistentemente consigliato di leggere. Per questa domanda invece ho scelto Gli anni della leggerezza di Elizabeth Jane Howard, il primo libro della saga di Cazalet, che mi è stato consigliato da tantissime persone perché pensavano che potesse rientrare nei miei gusti, e in effetti è andata così. Io amo le saghe familiari e questa è la saga familiare per eccellenza per quanto mi riguarda. La terza domanda invece dice: Tumblr, un libro che hai letto prima che diventasse un fenomeno. Ok, in questo caso io ho scelto il mio libro preferito, che sarebbe It di Stephen King. Può sembrare un po' strana la scelta di questo libro, perché comunque i suoi begli anni ce l'ha, ma il punto è che io l'ho letto circa 4 anni fa, quindi molto prima che uscisse fuori la notizia del remake del film, che tutto il mondo praticamente iniziasse a leggere questo libro. Quindi ho optato per questa scelta, per questa edizione bellissima. Successivamente, MySpace, un libro che non ti ricordi se ti sia piaciuto o meno. Per questa categoria io ho scelto un'autrice che a me piace moltissimo e che infatti mi stupisce il fatto che abbia dovuto inserirla in questa categoria, ed è Agatha Christie. Il libro in questione è Tre topolini ciechi, che è un libro di cui io non ricordo assolutamente nulla, e quindi non so se mi sia piaciuto o se non mi sia piaciuto, non so neanche se lo rileggerò, però nel frattempo lo tengo e nel caso in cui poi mi venga voglia di approfondirlo. La domanda successiva è Instagram, un libro così bello che hai dovuto pubblicare una foto su Instagram. In questo caso io ho scelto Anima di Moa Wad, un libro non solo bellissimo esteticamente, ma bellissimo anche interiormente, perché è uno dei libri più belli che abbia mai letto, soprattutto molto originale, perché è una storia che viene raccontata dal punto di vista degli animali e che a me è piaciuto tantissimo. E ho già un altro libro dell'autore sul Kobo e spero di leggerlo quanto prima. Successivamente abbiamo YouTube, un libro che speri divenga un film. Qui io ho scelto I miei piccoli dispiaceri di Megan Tapes, che è un libro che volevo leggere da tantissimo, ma che ho letto solo di recente, circa un mesetto fa, e che mi è piaciuto soprattutto per quanto riguarda lo stile di scrittura dell'autrice, ma che io penso si possa adattare benissimo a una serie TV, a un film, e niente, leggetelo. Infine abbiamo Goodreads, un libro che consiglieresti a tutti. Allora, un libro che consiglio a tutti è un libro che è stato consigliato indirettamente anche a me. Il libro in questione è L'evoluzione di Calpurnia di Jacqueline Kelly. Questa è la storia di Calpurnia Virginia Tate, una bambina nata nel Texas, di cui seguiamo le vicende a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del nuovo secolo, e che a me è piaciuto soprattutto perché comunque, anche se Calpurnia è una bambina, è un libro che ha già un'impronta piuttosto femminista, perché è una bambina che non si rivede in quello che è la società dell'epoca in cui vive, perché comunque è molto diversa da quelle che sono le sue coetanee, che non pensa a stare a casa a cucire o diventare una brava donna di casa in futuro, ma ha la passione per l'esplorazione e per la scienza, e quindi secondo me è davvero importante soprattutto per le giovani bambine. E niente, questo è tutto, spero che questo primo video vi sia piaciuto e che continuerete a seguirmi. Ciao a tutti!